same bed, but it feels just a little bit bigger now. L'amore, si sa, può avere diverse forme, ma tutte hanno una cosa in comune: il rispetto. Alla base di un rapporto di coppia, poi, non può e non deve esistere alcuna forma di violenza, né fisica né morale. Ed è per questo che la Polizia di Stato ha scelto di essere presente al Quasar Village di Elera di Corciano proprio il giorno di San Valentino, patrono degli innamorati, per dare spazio al progetto nazionale Questo non è amore. Questo non è amore è una campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato che mira più che altro a reprimere e a prevenire e reprimere il fenomeno della violenza di genere, in particolare la violenza contro le donne. Essendo un fenomeno ancora purtroppo molto sommerso, perché il numero oscuro delle vittime che decide di denunciare è ancora molto basso rispetto ad altre tipologie di reato, la Polizia di Stato ha pensato di favorire il contatto diretto con donne potenziali vittime di violenza domestica, offrendo loro la possibilità di un colloquio agevolato, pensando di calarci noi nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone e dalle donne, anche perché spesso e volentieri le mura della questura sono difficili da varcare, fornendo loro sostegno e informazione da personale specializzato che è presente qui sul posto. Diversi gli strumenti di tutela e protezione delle vittime, tra cui l'ammonimento del questore, entrato in vigore nel nostro ordinamento nel 2013, permette al questore di intervenire al primo sintomo della presenza di una violenza domestica per ammonire il responsabile di atti persecutori e di violenze. Oltre a questo, ovviamente noi forniamo alla vittima che si reca in questura per raccontare il proprio disagio, le proprie preoccupazioni, indipendentemente dal voler sporgere o meno querela in quel momento, offriamo una protezione tramite i CAV, i centri antiviolenza presenti nel nostro territorio. In Umbria ce ne sono 4, la maggior parte sono residenziali, offrono sostegno e appunto un posto dove stare alla donna e anche ai propri figli nel caso in cui non sappia come organizzarsi subito dopo la denuncia. Accanto a questa iniziativa, il lato bello dell'amore con Sposì, la terza edizione della mostra mercato dedicata agli innamorati, alla coppia, al matrimonio, con decine di espositori e iniziative collaterali per grandi e piccoli. Abbiamo deciso di ripetere questa esperienza in base anche alle edizioni trascorse, perché abbiamo visto che c'è molto interesse rispetto al mondo degli sposi e del wedding, appunto. Per questo offriamo degli spunti sia attraverso i nostri punti vendita che attraverso gli espositori, per cercare di fare dei matrimoni originali e particolari.